E vabbè, mi dispiace per ciò che fra poco dovrete sorbire. E ciao a tutti, io sono Asbesto. Mi si sente? Ok, do per scontato che mi sentiate. E sono qua a presentarvi quello che facciamo come Museo dell'Informatica Funzionante, ma anche come Museo Interattivo dell'Archeologia Informatica, perché siamo due musei, uno a Palazzolo Acreide in provincia di Siracusa e uno a Cosenza, che funzionano come se fossero un unico museo, perché siamo nati assieme tanti anni fa, fin dall'inizio abbiamo sempre collaborato, ci siamo scambiati i pezzi, le informazioni, le iniziative, le facciamo assieme, per cui ci consideriamo un museo unico. E in realtà siamo anche una rete abbastanza sparpagliata in giro per il mondo di gente che fa cose. Partiamo da dine.org, che è, diciamo, la nostra interfaccia internazionale. Si fa software, si sono operativo Devuan, per esempio, si fa la Dynabolic, tante cose che abbiamo fatto in passato divertenti. Freaknet.org, siamo sempre noi, però in Italia. E il Poetry Hub, che era un laboratorio molto piccolo che stava a Palazzo Lacreide, questo paesino, da cui poi è nato il progetto del museo. Che è questo, diciamo, nasce nel 97 come idea, nel senso che cominciamo da allora a raccogliere, anche da qualche anno prima in effetti, a raccogliere hardware storico e metterlo da parte. Però avendo raggiunto una certa quantità di macchine, l'idea di esporle e di usarle è venuta fuori abbastanza in modo automatico. E nel nostro piccolo cerchiamo di fare tutta una serie di attività che vanno dal restauro, dalla rimessa in funzione delle macchine, dal recupero dati. Adesso pian piano vedremo qualcosa di questo. A Cosenza invece vengono su nello stesso anno in cui noi mettiamo su l'esposizione, nel 2003, e visto che siamo nati assieme, dall'inizio abbiamo cercato di darci una mano. E tutto quello che facciamo in effetti lo facciamo come un'entità unica, tanto che adesso cercheremo, penso, di unificare addirittura anche il sito internet, farne uno solo, registriamo e archiviamo le collezioni come se fosse un'unica collezione, cose di questo tipo. Perché pensiamo che, insomma, la collaborazione sia l'unica cosa che possa fare andare avanti meglio la gente, con le cose. Funziona meglio. Le sedi, che sedi abbiamo? Tanti ce lo chiedono, ma come fate? Avete degli aiuti? No, non abbiamo nessun aiuto perché non ci si caga nessuno neanche di striscio e quindi dopo anni ci siamo decisi ad affittare delle sedi noi, autotassandoci, ed è il modo con cui al momento sopravviviamo. Quella sopra è la sede di Verde Binario in affitto, quella sotto presa da Google Map è la nostra e andiamo avanti così. Abbiamo un minimo di esposizione in due sale con computer funzionanti, questa è tutta roba purtroppo per voi Apple. Proprio abbiamo cavalcato la morte di Steve Jobs per attrarre gente al museo. Comunque, è una mostra che noi abbiamo dedicato a Steve Wozniak, tra parentesi. E non ci limitiamo solamente a raccogliere i pezzi hardware, ma raccogliamo tutto quello che riguarda questi computer, quindi innanzitutto i manuali e possibilmente la documentazione, gli schemi elettrici, tutto quello che serve per mantenerli in funzione, per ripararli. E poi il software che è la cosa principale, se no altrimenti queste macchine non funzionano. Quindi nastri magnetici, cassette, DAT, tutto quello che può essere i media di una volta, i floppy da 8 pollici che sono grossi così, quelli da 5 e un quarto, da 3 e mezzo, formati strani. Schede perforate, un po' di tutto. Laboratori di elettronica sono le stanzette dove ripariamo o dove cerchiamo di riparare i pezzi o comunque dove cerchiamo di limitare i danni del tempo perché il nostro approccio è sempre quello di un museo, cioè non cerchiamo di non stravolgere mai un pezzo per metterlo in funzione a tutti i costi, ma di fare il minimo di interventi necessari per, se possibile, farlo funzionare o mantenerlo in una condizione in cui non si degradi nel tempo. Ovviamente documentando sempre tutto con fotografie, lo stato del pezzo prima, durante e dopo, in modo che eventuali operazioni poi siano anche reversibili. Questo è, vabbè, un esempio di restauro che vedremo più avanti e vi anticipo che quello è merda di pollo. E il restauro è stato molto divertente. La parte di ricerca che cerchiamo di portare avanti è anche quella che riguarda i materiali. In questo caso si vede bene il degrado delle plastiche, plastiche ingiallite. Quella è la stessa. Sono due terminali DeckWriter della Digital, però
però uno è bianco perfetto, l'altro è ingiallito. Stesso periodo storico, due lotti di plastiche differenti, vedremo più avanti. I corsi, che sono queste scene di devastazione che vedete in foto, sono quelli che a volte ci sostengono economicamente, cerchiamo di farli un po' in piccolo perché non abbiamo molto spazio. Però recentemente abbiamo questo corso di elettronica per neofiti che facciamo con mucchi di vecchie schede di televisori su cui costringiamo gli studenti a dissaldare componenti per poi alla fine corso arrivare a costruire una radio e cose di questo tipo. Durante il corso si spiegano come funzionano i componenti, come si mettono assieme, cose così. Questo è un altro corso che abbiamo fatto con gente che poi è diventata pazza, ovviamente. Eventi sono quelle che sono le mostre praticamente, le esposizioni che facciamo ogni tanto, in cui tra l'altro esponiamo non solo i computer ma anche tutto quello che ci può stare attorno, fatti artistici che riguardano l'informatica, opere d'arte a tema e cose di questo tipo. Queste l'abbiamo fatto a Siracusa e faceva un caldo boia e non la faremo mai più. Come dicevo, non abbiamo aiuti, è tutto su base volontaria e quindi cerchiamo di risparmiare il più possibile, di riutilizzare tutto quello che abbiamo, di recuperare i componenti letteralmente dalla spazzatura, riciclare tutto quello che possiamo e soprattutto divertirci, perché sennò non saremmo qui a fare quello che facciamo. Una gran parte del divertimento è tuffarsi nelle discariche e andare a tirare fuori cose come queste. Qui un occhio attento può vedere un VAX lì in fondo, un monitor di IBM PC prima serie, insomma, questa viene da Roma, è una foto di una discarica di Roma. Quello che abbiamo fatto per esempio con il comune di Siracusa è una convenzione per cui noi siamo autorizzati a entrare nell'area dei RAE, e siamo i primi in Italia a avere questo tipo di autorizzazione, per selezionare alcune parti e attuare la direttiva europea che dice che i RAE devono essere principalmente riutilizzati, quindi riciclati nella loro interezza, non sfasciati per vendere plastica, metallo, eccetera. Questo ogni tanto ci permette di trovare qualcosa. E l'idea del museo che noi abbiamo è quella appunto di un museo vivo dove le persone possono, ovviamente nei limiti del possibile, venire e mettere le mani sopra i pezzi, con certi ovviamente limiti dietro supervisione. Logicamente se arriva un bambino e comincia a pestare sulla tastiera noi diventiamo poco trattabili. Oh, che bello, Ciabi, ma come lo spengo adesso questo? Così, guarda che genio. Ok, quattro. Questo non è Gesù Cristo, è uno dei nostri che in macchina stava cablando una presa perché dovevamo andare a fare un lavoro. Come lavoriamo? Cosa facciamo quando facciamo i recuperi? E soprattutto perché lo facciamo? Ma queste sono cose bene o male che potete immaginare tutti quanti. Le slide sono, diciamo, generiche per un pubblico normale. E quindi ci sono cose che potete capire benissimo. Questo tipo di informatica è utile anche per la didattica, perché su una scheda di questo tipo si può intervenire per le riparazioni in modo molto semplice, diciamo, tra virgolette. Come dicevamo, la ricerca dei pezzi viene dalle discariche, ma anche da enti, università, da aziende che dismettono materiale, eccetera. Questa è la prima cosa che facciamo, diciamo, andare a chiedere in giro, a informarci a naso su chi potrebbe avere cosa. E dopodiché, spesso, quando si ha a che fare con gli enti pubblici come l'università, il problema diventa la burocrazia. Cioè devi fare la domanda per ottenere un pezzo che è un catorcio che sta all'università in corridoio da 6 anni, e improvvisamente nel momento in cui tu lo chiedi diventa la cosa più preziosa dell'università e ci mettono 3 anni a darti l'autorizzazione per tirarlo fuori. E poi quando lo vai a recuperare ci sono vari professori che ti fermano e ti dicono che voi non potete prenderlo perché tutta una serie di motivi, per cui insomma c'è da scontrarsi un po' con questi meccanismi stranissimi. Poi bisogna fare il sopralluogo perché ti dicono: abbiamo un computer che vi dobbiamo regalare. Ah sì, ma ve lo portate via con la macchina, non c'è problema. Poi vai lì e trovi 8 armadi
e 2000 nastri magnetici. Questo l'abbiamo recuperato, però è stata una fatica mostruosa. Quello che andiamo cercando ovviamente è tutto quello che riguarda la storia di questa macchina, quindi io qua ho scritto anche, non so, gli arredi, c'è qualche sedia particolare, qualche oggetto che poteva essere questo portanastri piccolino qui sopra, oppure un, qui non si vede, ma c'era appeso un piccolo alberello fatto di tappi di bottiglia con un cornetto rosso appeso, e gli operatori di sistema ci hanno detto che senza questo alberello il sistema non si avviava. E ogni tappo di bottiglia di questo alberello aveva una data. E le date erano 25 dicembre e Capodanno, perché loro avviavano lo spegnimento di questa macchina dell'università il 22-23 dicembre, però lei ogni tanto si impallava e non potevano spegnerle e basta, dovevano aspettare che finisse le procedure. Quindi facevano i turni e ogni tanto, qualche anno, questi turni voleva dire stare lì a Natale e stare lì fino a Capodanno. Quindi loro poi facevano la festa lì e appendevano il tappo, e abbiamo tutto conservato. Informarsi prima del recupero vuol dire documentazione anche su come si smonta il pezzo, quindi manuali di smontaggio, dove sono le viti, che chiavi usare, quali cavi scollegare, eccetera. Questo poi serve anche per eventualmente rimontare il pezzo. E poi programmare il recupero. Auto, gru, furgone, volontari, persone, scatole, imballaggi, eccetera, eccetera. Magari invitare qualcuno che in passato ha usato quel computer per farci dare una mano a smontarlo nel modo giusto. Non so, parcheggiare le testine. Qua noi molto professionalmente stiamo smontando un server IBM per farlo passare da una porta. In realtà è una macchina che andava distrutta perché non era recuperabile. Bisogna usare sempre gli strumenti più delicati. Documentare vuol dire fotografare, quindi foto prima dello smontaggio, foto durante lo smontaggio, posizione dei cavi, dei connettori, etichette che non si scollino negli anni, tra l'altro. Beh, questo l'ho già detto, fare la documentazione, doppia slide. E poi il trasporto. Se trovate qualcuno come questo nostro carissimo amico che riesce a darvi un rack con la sola forza di due braccia, e noi lì dietro siamo tipo 5 o 6, può essere molto utile nel passarvi il materiale, diciamo, anche nel caricarlo nel camion. E poi il trasporto è effettuato ovviamente con cura, quindi imballaggi, evitare che... Questa è una foto fatta a Catania, mentre noi facevamo il recupero. Evitare che le cose si graffino tra di loro, quindi imballaggi, spugna, tutto quello che può essere utile. E soprattutto bisogna coprire tutto con dei teli, perché anche se voi, come in questo caso, fate un recupero in pieno agosto in Sicilia, verrà giù un diluvio della Madonna. Ed è successo. Vi assicuro che succede sempre. Poi questi pezzi arrivano in magazzino. Noi abbiamo un deposito perché abbiamo un bel po' di computer, effettivamente sono quasi 2000, e quindi dobbiamo metterli da parte necessariamente per conservarli. La conservazione non è mettili da parte e via, perché spesso dentro ci sono delle batterie che vanno in acido. In realtà poi non sono solo le batterie, lo vedremo più avanti. Però se possibile cose di questo genere vanno tolte prima, in modo che tu metti il pezzo in sicurezza e sei sicuro che tra 2 anni non lo trovi mangiato e corroso dall'acido, per dire. Restauro, che va fatto in modo altamente professionale, con l'uso del fuoco possibilmente. I primi test vuol dire ispezione visiva, vedere se dentro le macchine ci sono topi morti, cosa che accade. La polvere, fotografare la macchina, vedere in che condizioni è, capire se è il caso di metterci le mani subito, se si hanno gli strumenti giusti al momento giusto e cose di questo tipo. Test sulla parte elettrica che vedremo, e soprattutto se possibile copiare i dati, cioè fare un'immagine del disco o dei nastri o di quello che permette al computer di funzionare. Questa è la cosa principale, il recupero dati.
copie dei dati con, sotto Unix, DD Rescue, immagino che lo conosciate tutti, a noi è molto amico questo software. E qui c'è una storiella strana, perché io ho sempre usato DD Rescue e si chiamava DD underscore Rescue. Poi è arrivata Debian, Debian per dire, insomma, ed è nato un pacchetto che è stato chiamato DD Rescue e poi GDD Rescue. Quindi io cosa faccio? Cerco DD Rescue e non lo trovo più, e bestemmio. Allora mi dicono, no, si chiama GDD Rescue, ma vaffanculo, chiamatelo allo stesso modo. No, questo è new. Ok, lo installo. Installo, lancio, scrivo GDD Rescue, command not found. Perché? Perché l'hanno chiamato DD Rescue. Ma andate a fanculo allora. Vabbè, queste sono storielle di colore, di ore perse a capire perché un pacchetto lo chiami in un modo e l'eseguibile in un altro. Vabbè. DD Rescue, questo è un pezzo della nostra stazione di recupero, con un bel lettore di nastri magnetici. È una macchina Unix apposta che fa solo copie di dati e così. Interventi sulle parti elettriche. Mo adesso magari vediamo qualche esempio. Qui si parla di ROM e di EEPROM, che a volte le EEPROM, sapete cosa sono? Sono delle memorie con una finestrella che si programmano e si cancellano con i raggi ultravioletti. Molte di queste EEPROM, se sono molto vecchie, perdono i dati e quindi vanno lette e riscritte possibilmente. E poi si fanno, se vogliamo, dei test di accensione, si comincia a vedere se gli alimentatori sono in condizioni da poter essere accesi, come in questo caso. Si misurano le tensioni senza schede collegate, a vuoto, con un po' di carico, insomma ci sono tutta una serie di procedure che conviene fare per evitare di mettere la spina e accendere il computer e vedere che succede, cosa che spesso molti fanno con i Macintosh per esempio. Ah, ma 15 anni fa l'ho acceso, funzionava. Track, pum, fumo. Ci sono un sacco di cose che possono andare male, purtroppo. E poi dobbiamo valutare se è il caso di fare restauro oppure no. E questo è uno di quei casi di oppure no. Sono scanner, credo, che sono stati eliminati. Restauro estetico. Pulire e lavare le plastiche. E qui si tratta fisicamente di andare lì a pulire, possibilmente con molta delicatezza, usando nulla che sia abrasivo per non lasciare graffi, per non cambiare la struttura della superficie. Ecco. E io qui scrivo, attenzione allo sgrassatore, avete presente lo sgrassatore dell'hard discount, quello giallo, che pulisce qualsiasi cosa? Pulisce talmente tanto che, qui non so se si vede, ma questa è una macchina HP sverniciata dallo sgrassatore. Le macchine HP degli anni 80 si sverniciano, che è una bellezza, con lo sgrassatore, le porti proprio a metallo. Questo è stato un errore di chi ci ha dato il pezzo e dice, io lo volevo pulire, invece è venuta via anche la vernice. Bisogna fare dei test e cose così. Plastiche ingiallite. Questa è una cosa che nell'ambito dei retrocomputeristi è molto, purtroppo, è molto usata. A volte basta pulire bene il pezzo e va bene, si può fare. Il nostro approccio è sempre quello di conservare le macchine così come sono, perché molto spesso le loro condizioni ci raccontano la storia del pezzo. Qui purtroppo non ho trovato la foto, ma noi abbiamo un Commodore Amiga che è completamente taggato con i pennarelli e con gli spray, perché chi ce l'ha dato era un writer, faceva i tag per strada, faceva i pezzi, eccetera. E quindi noi abbiamo tenuto così com'è. Un collezionista lo avrebbe assolutamente pulito per renderlo nuovo. Però lì sparisce la storia del pezzo e sparisce la storia di chi l'ha usato, che è la cosa che secondo noi un museo deve raccontare meglio. Quindi perché sono stati usati certi computer e come. Questo è un esempio di plastica ingiallite che avete già visto nell'altra slide, che è dovuto ai raggi ultravioletti, e un gruppo di appassionati si è inventata questa cosa che si chiama RetroBright, che è un trattamento sulle plastiche, un trattamento chimico sostanzialmente, una roba che si mischia con componenti che si trovano abbastanza comuni, acqua ossigenata e altra roba che non ricordo. Cosa succede all'ingiallimento? I raggi ultravioletti strappano via degli atomi di bromo, che è un ritardante di fiamma che sta dentro le plastiche, nell'ABS. Questo, il bromo è giallo.
e quindi viene fuori il colore giallo. Però questo strappar via gli atomi in realtà crea dei radicali liberi che vanno in giro per le plastiche, si fa una reazione a catena per cui continuano a venire fuori atomi di bromo e continuano a crearsi radicali liberi e la plastica ingiallisce sempre di più. Il sistema che hanno inventato loro sostituisce in un certo senso gli atomi di bromo che sono gialli con atomi di ossigeno, acqua ossigenata, che è bianco, trasparente, quindi la plastica diventa di nuovo bianca. Questo però a livello molecolare indebolisce la plastica perché il peso atomico del bromo è più alto di quello dell'ossigeno, la plastica diventa leggermente più porosa, entrano più radicali liberi e a lungo andare il problema si propone di nuovo. E addirittura in alcuni casi si peggiora. Questa è una macchina che era in queste condizioni, è stata sbiancata e poi conservata al buio a temperatura costante per 2 anni ed è tornata gialla. In più con tutta una serie di macchie indotte dallo sbiancamento. Quindi ha fatto ancora più danno. Purtroppo non c'è... Io mi sembra che qua ho messo un link. È la verniciatura e siamo sempre lì, è un intervento che... A parte che non è reversibile, quindi usualmente non ha senso. E poi queste non sono verniciate, avrebbe un aspetto completamente diverso. Lo so, ma non... Tu mi stai dicendo come se io avessi un vaso greco e mi dici avete provato a riverniciarlo, che senso ha? Il nostro approccio è quello, capito? Il pezzo è quello, va mantenuto, non stravolto. Sì, riverniciato viene più bello, infatti troviamo i Commodore 64 blu, per dire. Ma è un'altra cosa. Parte elettrica, e qui abbiamo problemi sui connettori, abbiamo problemi su componenti elettronici la cui chimica si degrada all'interno. Falsi contatti, magari mancano gli schemi elettrici su cui intervenire. Questo è il discorso delle EEPROM che dicevo che perdono i dati, per cui vanno sostituite. A volte queste EEPROM però su macchine vecchie non si trovano più. Quindi devi fare giochetti con ponticelli eccetera per adattare delle EEPROM nuove. In casi come questi noi togliamo la EEPROM vecchia, la conserviamo da parte come reperto e mettiamo quelle nuove se vogliamo far funzionare la macchina. Sempre conservare i pezzi che vengono sostituiti perché sono parte sempre del pezzo e della storia. Batterie, a parte quelle che abbiamo visto nell'altra slide, ci sono batterie nascoste all'interno di questi maledetti Dallas, che sono i chip del real-time clock, che però si possono aprire con il Dremel, si può tirar fuori la batteria e magari mettere come qui un connettore per una batteria a bottone. Questa è una riparazione fatta su una Indy. Sì. Ma in questo caso, da quello che abbiamo visto noi, non corrodono. Si gonfia un po', in teoria dovrebbe rimanere lì, però sostituirle sarebbe meglio. Anche perché la batteria interna potrebbe andare in corto, quindi potrebbe sovraccaricare qualcos'altro, non saprei. Sembra meglio togliere. Come minimo la Indy si perdeva le impostazioni, mi sembra che non faceva più il boot in automatico, cose del genere. Vabbè, questo è uno schema che riguarda il Dallas che sta nell'IBM PS2, stesso problema, stessa batteria. Ed è questa qua. Oppure alcuni fanno il filo, mettono la batteria esterna, cose così. Esempi di restauro. Questa macchina era un NCR che si chiamava Tower 650, il cui alimentatore a un certo punto ha fatto boom, scoppiato proprio. E qua niente schemi elettrici, niente di niente. Ce l'abbiamo ancora conservato questo alimentatore perché non siamo riusciti finora a ripararlo né a farlo riparare da chi ne sa più di noi, e quindi abbiamo deciso, ok, cerchiamo di capire come funziona questo alimentatore perché è un macello. Un pezzo è questo e un altro pezzo è questo, cioè non è, tra virgolette, semplice come quelli di oggi, è un alimentatore switching ma degli anni 80. Per cui qui abbiamo dovuto fare un po' di reverse engineering sulla scheda e andare a cercare di capire passo passo dove andavano i segnali, che tensione veniva fuori, eccetera, per cercare di trovare poi
uno schema come questo, a cui poi abbiamo aggiunto pezzetti con la scritta notare non cancellare, perché la lavagna veniva usata un po' da tutti. Finché poi comunque siamo arrivati a poter montare un alimentatore da PC e far funzionare la macchina con sigaro. Ok, questa è una delle cose che si possono fare, diciamo, l'alimentatore originale è messo da parte, un giorno arriverà un genio dell'elettronica e riuscirà a ripararlo, oppure no. Boh. Questo è il caso più bello, diciamo, più divertente, quello della merda di pollo. Questa stava in un pollaio sto computer, per cui era in queste condizioni quando ce l'hanno dato, ma la merda di pollo era pure dentro, perché c'era un nido o qualcosa del genere. E quindi è stato completamente smontato, pezzo per pezzo, ogni cosa è stata lavata a mano. È stato un delirio, dentro la vasca, la doccia, guanti. Però il bello è che è tornato a funzionare. Uno dice, non, impossibile che una macchina così rovinata possa riprendere a funzionare. Invece sì. Può darsi. In realtà questa è resina, non è plastica. Era un case di resina. E arriviamo ai condensatori, che è la cosa più comune che capita, specialmente questa marca, i Rifa, i maledetti Rifa. Qui, piccolo schema elettrico, spero di essere abbastanza semplice. Questo è un Apple Macintosh, il primo Macintosh. E loro hanno fatto una cosa, probabilmente per questioni di legge. Cioè, lì entra l'alimentazione e subito c'è un filtro di linea. Dopo il filtro di linea c'è il pulsante di accensione. Questo vuol dire che voi avete il Mac spento, infilato con la spina, ma quella parte è sempre in tensione. Ok? In quella parte ci sono dei condensatori di filtro. A noi di notte è successo questo. È andato a fuoco un Mac spento. Quindi entriamo nel laboratorio, c'era il fumo tutto nella stanza, e diciamo, ma qual è la macchina che è andata a fuoco, che qua è tutto staccato. Poi a naso siamo andati verso il Mac ed era lui, l'abbiamo aperto e abbiamo trovato questo. Fortunatamente si è spento questo fuoco, però ha bruciato tutta una serie di componenti, li abbiamo cambiati e funziona ancora. Questo è il motivo per cui dico sempre a chi ha un computer storico di non attaccarlo neanche nella spina elettrica, nella presa, perché può succedere questo. Male che va, fa un botto come qui, fumo, puzza, ma se va peggio va a fuoco tutto. Cioè può andare a fuoco una casa, per dire. Questo è l'Apple 2, questo era dentro un terminale Honeywell, sempre stesso tipo di condensatore. Qui sono andato troppo avanti. Noi abbiamo chiesto alla Rifa, abbiamo scritto alla casa madre, perché i vostri condensatori vanno a fuoco, ma non ci hanno mai risposto. E lo riproducono ancora adesso, questi maledetti. Nastri magnetici e in generale supporti magnetici. Altro problema, i nastri non sono eterni. Purtroppo la chimica che riguarda la superficie del nastro si degrada col tempo. Non entrando nel, vabbè, qua c'è tutto un bla bla, c'è un discorso di polimeri che si disgregano e diventano appiccicosi. Il momento in cui voi li leggete su una testina succede questo, vi si strappa via tutto il materiale magnetico e rimane appiccicato alla testina, con grandissimo orrore. Tipo qua, quello è il nastro inceppato e qui è lo schifo che viene tolto con un cotton fioc. E qua i casi sono diversi, sono documentati, fortunatamente c'è molta ricerca, specialmente per l'audio. Ci sono i nastri, per esempio, in acetato che hanno un altro tipo di problemi, si mettono a generare acido acetico, che viene fuori proprio come un liquido, il quale acido acetico a sua volta è corrosivo, quindi corrode tutto quello che c'è attorno. Quindi se magari il nastro l'hai conservato in un cassetto di metallo, trovi tutta la ruggine. Succede che il calore a volte aiuta a leggere questi nastri, quindi si prendono i nastri, si fa una cottura in un forno a una determinata temperatura, forno ventilato, per un certo tempo, si ravvolgono in un certo modo. Questi nastri, in realtà, questi forni costano uno sfacelo di soldi, ma qualcuno ha scoperto che i fornetti per fare la frutta secca, per essiccare i peperoni, i pomodori secchi, queste cose qua, hanno la stessa dimensione precisa dei nastri magnetici.
sono impilabili, sono programmabili con un timer e con un termostato, quindi funzionano benissimo, noi li usiamo, abbiamo uno identico. Quindi si prende il nastro, si mette lì, si fa cuocere e poi si può tentare una lettura. Poi dipende molto dal nastro. Fortunatamente noi abbiamo, questo lo vediamo dopo, abbiamo 2000 nastri magnetici di quelli del famoso trasporto di camion, li abbiamo selezionati per tipo, per cui quando ci dicono abbiamo un nastro magnetico da recuperare, un Memorex 4, noi andiamo a vedere, ah, ce li abbiamo, facciamo le prove sui nostri nastri che contengono niente. Quando siamo pronti, abbiamo la procedura, la riproduciamo su quello e quindi siamo abbastanza sicuri di riuscire. In effetti, finora siamo riusciti nel recupero dati in questo modo. Possiamo fare i test. Poi succedono casi strani. Qui dovevamo copiare queste pizze che vedete qui, questi dischi magnetici di PDP-11 che sta qua. Abbiamo fatto un VAX cluster via rete con una macchina emulata in CMYK che sta lì e quindi ci siamo fatti le immagini dei dischi che usiamo poi nell'emulatore che abbiamo online. RL02, sì, sono 1, 2, 3, 4, 5, ma ne abbiamo più di 20 copiati, per fortuna. Insomma, improvvisamente il lettore si inceppa, vedi, sembra l'Enterprise. Quello è il disco, si è inceppato, la testina non si muove più, quindi bestemmia innanzitutto. Poi caffettiera grossa così, eravamo con Vampire. Manuali, schemi elettrici, cominciamo a fare tutti i test a vedere, questa è la circuiteria che pilota la testina, eccetera, eccetera. E poi usiamo un sistema che usiamo spesso, cominciamo a guardare intensamente il pezzo che si è rotto dicendo aggiustati. E nel guardare ci siamo resi conto di una cosa, ci siamo resi conto del problema. Qui non si vede bene. Ma qui un pezzettino di plastica si era infilato nella guida della testina, quindi l'aveva incastrata. Era un pezzettino che era volato via da uno dei dischi. Staccato il pezzettino, ha ripreso a funzionare, eccetera. Queste sono cose che capitano sempre con le plastiche che si rompono e si indeboliscono. Poi abbiamo fatto un test, abbiamo preso un'immagine di Ratzinger, l'abbiamo copiata sul disco, abbiamo visto che funziona. E quindi, ok. Ha funzionato. Quindi vabbè, questo è un elenco di quelli che sono i nostri modi di agire. Informarsi, non tentare riparazione se non hai gli strumenti giusti. Cioè non puoi aprire una roba e lasciarla poi sul tavolo per una settimana. E iniziare e finire. Catalogare ogni cosa, fare i backup, eccetera. Qui una piccola carrellata su una ricostruzione che abbiamo fatto, sono poche foto, abbiamo ricostruito un Apple 1. Perché? Perché è bello, ci piaceva l'idea di farlo. Abbiamo trovato un americano che faceva le schede vuote, senza componenti. Allora ci siamo detti, vabbè, lo rifacciamo. E poi ci siamo detti, beh, allora rifacciamolo con criterio, andiamoci a cercare i componenti dell'epoca. Questo ci è venuta l'idea nel 2006, con grande disperazione. Che ci siamo resi conto che non era così facile. Quindi ci siamo fatti tutto un elenco di componenti elettronici necessari per fare questa scheda. Abbiamo fatto un anno e mezzo di ricerca su Google. Ci siamo andati a vedere tutte le foto degli originali Apple 1 per capire i date code, cioè la data di produzione, l'anno e il mese di produzione di ogni integrato. Quindi mi ha detto: ah, ci serve questo qui del 1976, 25esima settimana. Vai, Google, eBay, cercare, eccetera. Abbiamo trovati bene o male tutti, siamo fatti un elenco degli originali con le descrizioni dei componenti, il loro colore, l'aspetto fisico, eccetera. Le foto. Poi è arrivata la scheda, abbiamo cominciato a fare i montaggi. Molta della roba che usiamo è dell'epoca, quindi addirittura abbiamo usato il saldatore degli anni 70. E questo è un dettaglio, per esempio. Ora, questi zoccoli qua, assolutamente introvabili, o chi li vende a prezzi esorbitanti perché sono dell'Apple 1. Cioè, sti cazzi, non possono spendere 800 euro per 40 zoccoletti di circuito integrato.
Ci siamo detti, Wozniak aveva progettato l'Apple 1 per essere economico, abbiamo cercato i zoccoletti più economici e abbiamo preso quelli. Abbiamo usato la stessa filosofia, diciamo. E poi abbiamo trovato cose strane. In un integrato dell'epoca c'era un'inclusione di un filo di rame nel case che spuntava fuori dall'integrato. Questo ce lo siamo tenuti da parte come curiosità. E vabbè, poi ha funzionato, insomma, ce l'abbiamo lì, è in esposizione, si può usare, è abbastanza divertente come macchina. Tetris, questa è un'altra ricostruzione che abbiamo fatto, però software, per ovvi motivi, perché il Tetris è stato sviluppato, ahimè che nostalgia, quando c'era ancora il blocco sovietico, quindi la Russia, eccetera, eccetera. È stato sviluppato su macchine che i russi copiavano dagli americani. E questo è un esempio. Loro clonavano le macchine, cioè c'era spionaggio. Quindi si procuravano le macchine americane, facevano un reverse engineering e le rifacevano uguali, se non migliori, in moltissimi casi che magari poi vedremo. Tipo questa. La macchina su cui è nato il Tetris era un clone di un PDP-1123. Che è questo, che loro hanno chiamato Electronica 60. Praticamente identico, come vedete, stessi interruttori, stesse lucine. Loro fecero anche un sacco di cose, a parte clonare l'hardware, che non avevano il software, ma lo migliorarono, perché il PDP-1123 è un rack alto così, con il disco esterno che è una padella, con i floppy da 8 pollici e cose di questo tipo. Loro lo chiusero in un case piccolino, integrando il terminale, il monitor e tastiera, e con i floppy da 5 1/4. Quindi il PDP-1123 diventò una macchina desktop, quindi migliorarono assolutamente, la resero anche più economico. E i sistemi operativi anche loro erano praticamente copiati. Questo si chiama Demos, ma è una specie di Unix derivato da BSD, che si sono copiati loro. Ed è uno Unix russo praticamente, questo è il gruppo che sviluppò, che copiò e piratò quello che era BSD allora. E poi in questo centro di ricerca c'è fu questo scienziato che insomma non, per motivi di test creò questo giochino Tetris che funzionava su un terminale. E qui la cosa interessante è che noi siamo riusciti a trovare l'eseguibile. C'è tutta la storia qui del Tetris, adesso le slide vengono da un'altra situazione per cui non mi allungo, perché il Tetris fu poi copiato da questi ricercatori che lo davano in giro. Una persona sviluppò il software per PC che poi fu copiato da una casa produttrice inglese che lo voleva commercializzare, ha cercato l'autorizzazione dai russi, non riusciva a contattarli, quindi lo ha ricopiato e rifatto e venduto. Un'altra casa l'ha copiato e lo ha rivenduto a sua volta, insomma è tutta una storia di super pirateria. E quindi allora, 5 minuti devo assolutamente stringere. Noi abbiamo trovato l'eseguibile e abbiamo deciso di copiare e di fregarcene del copyright anche noi, e quindi abbiamo fatto la nostra riproduzione del Tetris, trovare il programma, scrivere l'emulatore, recuperarlo, eccetera, e... quindi configurare un terminale in cirillico, insomma vabbè, il risultato è alla fine che noi con molte lacrime e con l'inno dell'esercito russo siamo riusciti a fare funzionare il Tetris sul PDP-1123 da noi, che è la cosa che diciamo si avvicina di più a quella che era la macchina originale, dato che è stata copiata. Abbiamo trovato anche altri giochini dell'epoca, questo è Ottobre Rosso, che è un clone di Star Trek. Vabbè, cloni PDP-11 per chiudere questa parte. Loro l'hanno preso il PDP-11 come CPU, lo hanno confezionato in una tastierina di home computer che poi era stata venduta come computer per le case del popolo, per le scuole e per chi se lo poteva permettere allora, però era un computer di casa. Quindi immaginate una tastierina tipo il Commodore 64 che in realtà è un PDP-11 e fa girare il software del PDP-11. Faceva dei miglioramenti nell'hardware incredibili. Questo è un altro esempio di un clone. In generale, vado avanti perché non c'è più tempo.
ma ci siamo resi conto che la qualità costruttiva di queste macchine copiate era enorme. Questa è una macchina della Germania dell'Est che ci è arrivata in queste condizioni perché sappiamo benissimo che chi fa le spedizioni è un cane e i pacchi li tratta a calci, per cui ci è arrivata distrutta. Germania dell'Est, macchinone incredibile e lì aprendola ci siamo resi conto della qualità di costruzione, le legature dei fili con lo standard aeronautico, cose di questo tipo. Qui il problema che abbiamo avuto è stato col trasformatore di riga che ha sviluppato, come dicevo, acido acetico, si è sfaldato quando l'abbiamo acceso, si è cominciato a fare fumo e il trasformatore di riga siamo stati costretti a smontarlo. Scusate se corro. E sostanzialmente a riavvolgerlo a mano, dopo vari tentativi e ricostruzioni a cui abbiamo dato a fuoco per rabbia, comunque siamo riusciti a rimetterlo in funzione. Avvolgendo a mano, spire su spire. Insomma, poi ha funzionato. Quello nel barattolo è il trasformatore di riga smontato e distrutto. Questo è un esempio di come è costruito quel computer, cioè tutte le masse finiscono su una barra filettata come se fosse l'impianto elettrico di casa. Macchina robustissima, pesantissima, tutto su guide a scorrimento, per cui tu puoi estrarre il monitor, puoi estrarre i floppy, puoi intervenire su ogni cosa. Questa è la parte dietro con le parti estratte. E questo è il monitor. Per intervenire sulle schede, le schede si aprono a ventaglio. Che è magnifico per lavorarci, proprio fatto per intervenire su qualsiasi aspetto del computer. Questa l'abbiamo visto anche in altri pezzi. Questo è un alimentatore switching modulare, doppio ridondato. Si apre a ventaglio e si interviene sulle schede. Anche lui. Questa è una radio che abbiamo preso per una ricostruzione storica che abbiamo fatto sempre in Germania dell'Est con la scheda che si apre a ventaglio con i fili belli lunghi. Quante volte avete aperto una radio per ripararla? I fili erano cortissimi e c'è da bestemmiare per non staccarli. Qui invece è già tutto preparato. E questa è una mostra che abbiamo fatto a Roma, in cui appunto abbiamo non solo esposto i pezzi, ma li abbiamo contestualizzati. Siccome erano macchine della Germania dell'Est, abbiamo ricostruito un angolino di quello che poteva essere un ufficio della Stasi, la polizia segreta della Germania dell'Est, quindi ammenì con i documenti della Stasi che abbiamo scaricato da internet, lampada e cose di questo tipo, intercettazioni, eccetera. Questo è un altro computer Germania Est con il registratore con cui lui era progettato per funzionare e la TV della Germania dell'Est che ci ha spedito Vecna. Documentazione, queste sono riviste di informatica russe, come si può notare. E poi abbiamo fatto l'esposizione macchine del blocco sovietico e macchine della Germania Ovest. In mezzo abbiamo messo del filo spinato e soprattutto un po' di scena, logicamente, per contestualizzare, ma ci siamo soprattutto vestiti come i deficienti, perché se non ci divertiamo la cosa finisce lì. Abbiamo unito il cosplay al retrocomputing. Va bene, io direi che è tutto. Grazie per la presentazione. Domande, io sono in giro, comunque fate quello che volete.